Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Scaduta l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale all'ex Ilva, non si rilevano reazioni da parte delle istituzioni e del sindaco Melucci. Se dovesse essere rinnovata, lo stabilimento avrebbe la possibilità di produrre fino al 2035, malgrado i contraccolpi ambientali e sanitari ancora irrisolti. Pochi sanno che questa AIA ha valenza non solo di rinnovo ma anche di riesame, ha spiegato il presidente di PaceLink Alessandro Marescotti, e che il riesame può prevedere norme più restrittive a tutela della salute, ma anche norme più permissive. Gli impianti che producono con il carbon coke, conclude Marescotti, non vanno più autorizzati dall'AIA. Incendio allo stabilimento ex Ilva di Taranto. Secondo l'agenzia AGI, fuori uso temporaneamente la colata continua 2 dell'acciaieria 2. Non si registrano feriti. L'impianto è stato fermato. Attualmente l'acciaieria 2 è l'unica in funzione nello stabilimento, in quanto l'acciaieria 1 è ferma da alcune settimane, così come fermo è anche l'altoforno 1. Ora due colate continue non sarebbero sufficienti. Le relazioni industriali dello stabilimento hanno fatto sapere ai sindacati che la riapertura dell'acciaieria 1 sarà vincolata solo ed esclusivamente al ripristino della colata continua 2. Ha rischiato l'annegamento ma è stato salvato da un finanziere in vacanza. È accaduto a San Pietro in Bevagna domenica sera. Il 14enne si trovava in acqua quando il maggiore Giuseppe Lorenzo, di 54 anni, ufficiale della Guardia di Finanza in spiaggia con la moglie e il figlio, ha notato il giovane in difficoltà. Il ragazzino era venuto in Puglia con la sua famiglia da Milano per trascorrere le vacanze. Sono riuscito ad afferrarlo nonostante non toccassimo più, ha spiegato all'ANSA il finanziere in servizio presso il comando provinciale di Lecce. Stava con la testa in giù, gli occhi chiusi e non dava segni di vita. Dopo avergli dato alcuni colpi sulla schiena, il giovane ha riaperto gli occhi. Soccorso dalla moglie dell'uomo, un'operatrice sanitaria, si è ripreso. Le sue condizioni sono buone. La vicenda del cane Max, accoltellato da un gruppo di ragazzi a Crispiano, ha scosso la comunità locale e commosso l'intero paese. La notizia infatti ha fatto il giro delle principali testate nazionali. L'associazione La Casa di Luna, la cui presidente Nadia Todisco, ha prestato soccorso a seguito di una segnalazione nel tentativo di salvare il cucciolo. Abbiamo parlato con Anna Maria, la volontaria che attualmente ha in stallo Max. Come associazione siete intervenuti per salvare Max? Quali sono le sue attuali condizioni? Noi abbiamo avuto una chiamata da una cittadina di Crispiano dove diceva che il cane era accasciato ed era praticamente stanco. Sono andata io tra le ragazze del gruppo che abbiamo dell'associazione, ho visto che il cane camminava malconcio, zoppicava e aveva questo taglio sulla coscia destra. E alcuni ragazzini mi hanno incominciato a dire che qualcuno era stato a fargli del male. E io non sono stata a chiedere tutte le combinazioni possibili perché mi sono preoccupata solamente dello stato in cui fosse il cane. E dove sta adesso? Adesso sta in uno stallo sicuro. Le condizioni di adesso sono serene, sta tranquillo, lui mangia tranquillo, si sta cicatrizzando la ferita, le stiamo mettendo la connettivina, collirio, antibiotico, tutto quello che è necessario stiamo facendo. Domani dell'aggressione c'è stata una denuncia, cosa si sta facendo per individuare i responsabili? Quando riguarda il discorso dei ragazzini, sì, il presidente dell'associazione Nadia Todisco ha subito fatto denuncia dai carabinieri dove stanno facendo le dovute indagini. Non sono state poche le polemiche sollevate negli ultimi tempi in direzione di Chima Ambiente, la società municipalizzata del comune di Taranto impegnata nella raccolta dei rifiuti urbani. Il presidente Giampiero Mancarelli, in un videomessaggio, ha invitato i cittadini a collaborare per preservare il decoro della città. Non potranno servire 10, 100, 1000 operatori in più e un'azienda efficiente se da parte dei cittadini non c'è la collaborazione a voler bene la propria città. Ecco, in questo caso purtroppo ci ritroviamo davanti a un caso che purtroppo non è unico nel centro della città, dove riscontriamo gesti incivili da parte di pochi cittadini. Ecco, da questo punto di vista la nostra richiesta è quella di aiutarci, di collaborare. Chima Ambiente migliorerà ancora di più i servizi nelle prossime settimane e chiederemo uno sforzo a tutti affinché davvero Taranto possa essere sempre più una città accogliente e bella.
Siamo qui nei pressi della scuola Canfora, via Giusti. Ogni giorno, quotidianamente, i nostri operatori sono costretti a fermarsi qui a ripulire la zona che diventa preda di veri e propri incivili che rilasciano qui non solo sacchetti di rifiuti, ma anche ingombranti. Bisogna ricordare che esiste un numero verde gratuito e che porta presso il proprio domicilio gratuitamente gli operatori di Chimambiente Ambiente, dell'800 013 739 per poter prelevare i propri ingombranti e non lasciarli qui. Voglio ricordare che qui è una scuola, insieme al numero verde 800 013 739 per gli ingombranti c'è anche la app facilmente utilizzabile, la app Riciclario, che consente, facendo le foto, di poter essere richiamati dai nostri uffici per il prelievo degli ingombranti. Chiediamo ai cittadini di essere più collaborativi con noi, tantissimi usano il numero verde e l'app, abbiamo numeri di migliaia di persone di interventi. Ecco, chiediamo maggiore partecipazione in quella piccola parte di riottosi che continuano a considerare il marciapiede del proprio vicino fuori dalla propria casa non una questione che gli appartiene. Ebbene, questo salto di qualità serve per far sì che Taranto possa essere più accogliente e più decorosa. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale pugliese che obbliga le RSA e i centri per anziani ad installare telecamere a garanzia della sicurezza degli ospiti ed evitare casi di violenze e aggressioni. Nelle motivazioni dell'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale si legge che in particolare l'articolo 3 della norma regionale ad essere in contrasto con i dettami costituzionali. La disciplina regionale, peraltro, non individua i tempi di conservazione delle video riprese, ciò che costituisce elemento essenziale della disciplina di protezione. Ancora un colpo di mercato per il Taranto di Eziolino Capuano, Ciropanico esterno, classe 1999, è un nuovo calciatore rosso-blu. Esterno che ha superato le visite mediche nella mattinata odierna, indosserà la maglia della formazione pugliese nella prossima stagione dopo aver vissuto l'ultima annata tra Cosenza e Feralpisalò. Panico, che sarà l'alter ego di Ferrara, ha firmato un contratto sino al 2024 ed è già a disposizione di mister Capuano. Contestualmente il club del presidente Giove ha comunicato la cessione a titolo definitivo al Monopoli del giovane portiere Giorgio Caputo. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo notiziario.